Buongiorno a tutti, sono Tommaso Godino, secondo speaker della squadra pro. Prima di cominciare a presentare le mie due argomentazioni, vorrei soffermarmi su ciò che è stato affermato dalla squadra avversaria, partendo da un POI che è stato volto dalla squadra avversaria nei nostri confronti. Un senior, poiché non vivrà quanto i giovani, non sarebbe interessato a fare politica in modo convenevole, in modo corretto? Ecco, la nostra squadra non ha mai affermato ciò, però dobbiamo notare, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che i membri senior, che nella classe politica compongono la maggior parte appunto dei membri, ricordiamo che i membri senior della classe politica superano facilmente la maggior parte di questi gli over 50, quindi oltre i 50 anni, noi non abbiamo mai affermato ciò, ma dobbiamo mettere in luce che a differenza dei giovani, i membri senior possiedono dei pregiudizi che sono formati a causa di una loro istruzione, di una loro crescita in un periodo storico diverso dal nostro. Basti fare un esempio, per esempio l'energia nucleare, al giorno d'oggi l'energia nucleare propone, ha dei rischi che sono quasi inesistenti rispetto al passato, eppure secondo una statistica Istat, la maggior parte degli over 50 che compongono la maggior parte del 50% della popolazione italiana non è propositiva nei confronti di una prospettiva nucleare europea. Sì, prego. Sei cosciente che il Comitato Tecnico Scientifico Europeo era contrario a far diventare nucleare un'energia di tipo green? Ti ringrazio per la domanda. Sei consapevole anche del fatto che attualmente i rischi riguardo la produzione di scorie radioattive dell'energia nucleare e in particolare i generatori di quarta generazione sono del circa dell'80% inferiori ai rischi e a tutte le scorie radioattive prodotte nei generatori di prima generazione? Quindi i rischi sono molto inferiori rispetto al passato, ma questa cosa è messa in luce soprattutto dalla mentalità dei giovani che studiano queste nuove tecnologie. Successivamente hanno parlato di come il cambiamento di mentalità sia già avvenuto, ma allora perché non portarlo all'interno, attraverso ovviamente le iniziative di tutti quanti i gruppi attivisti, ma allora perché non portarlo all'interno della politica? Non ci è stata data una motivazione valida per non portarlo all'interno della politica. Questo darebbe un incentivo, anche come dimostrerò con la mia seconda argomentazione, dei vantaggi all'attivismo dei giovani. Successivamente è stato affermato che i giovani non hanno competenze. Ecco, noi non abbiamo mai parlato di competenze tecniche richieste nella nostra policy, nella nostra proposta. Abbiamo parlato di uffici di comunicazione e come è anche stato fatto notare da una domanda posta dal terzo speaker della mia squadra, attualmente i giovani possiedono queste competenze di comunicazione. Basta citare appunto nuovamente gli influencer, gli youtuber che così tanto definiscono i social media che sono al centro della diffusione di informazioni e della sensibilizzazione. Ecco che allora che queste competenze sarebbero appunto presenti nei giovani. È stato anche messo in luce dalla squadra avversaria come i giovani devono essere assistiti e di conseguenza avrebbero diversi doveri e responsabilità. All'interno di queste assemblee sarebbero presenti diversi individui, diverse fasce d'età, con diverse competenze che potrebbero offrire all'assemblea. Basti pensare a un ingegnere che ha diverse competenze rispetto a un economista, ma all'interno di assemblee simili avrebbero lo stesso diritti e doveri. E allora perché non paragonarlo anche con i giovani che hanno competenze che gli ingegneri ed economisti non possiedono? Per esempio la competenza di diffusione, di sensibilizzazione, come gli attivisti ci dimostrano. Quindi le competenze offerte sarebbero forse diverse, ma gli obiettivi sarebbero gli stessi. I doveri e i diritti all'interno dell'assemblea, rifiuto grazie, sarebbero gli stessi. L'ultima cosa che è stata affermata dal primo speaker della squadra, che è stata un po' anche la sua parte della sua argomentazione, i giovani non possiedono abbastanza tempo. Ripropongo, la nostra squadra ha presentato un piano in cui le riunioni sarebbero a cadenza settimanale e inoltre per favorire la disponibilità dei giovani sarebbero anche a distanza. Ma allora come si può anche provare a parlare di sport agonistico giovanile, sport agonistici che prendono anche tutti i giorni della settimana ore e ore di allenamento? Se i giovani hanno anche tempo per fare queste cose e noi proponiamo un'assemblea che prende solamente un giorno alla settimana, che prende solamente neanche l'impegno di doversi muovere dalla propria casa, allora crollerebbe tutte le attività extrascolastiche portate avanti dai giovani al giorno d'oggi. Parto ora con le mie argomentazioni. Più apertura mentale e idee. I ragazzi al giorno d'oggi si mostrano più sensibili riguardo certe tematiche. Basti pensare che vengono cresciuti, educati
riguardo le tematiche di sensibilizzazione del tema ambientalistico dell'inquinamento, per esempio anche grazie all'educazione civica che adesso è stato introdotto nel programma scolastico. Quindi hanno una maggiore predisposizione al dialogo, riescono a parlarne in maniera più aperta. Ho fatto ad esempio l'esempio anche di apertura mentale nei confronti dell'energia nucleare, come i giovani siano più predisposti a una prospettiva green in ambito nucleare europeo. Ovviamente questa apertura mentale si trasforma e si rispecchia anche in maggiori idee in questo caso nell'ambito della diffusione, nell'ambito della sensibilizzazione. Basti pensare che secondo uno studio pubblicato nel The Economist, durante il corso della vita sono presenti due picchi di creatività. Il più grande picco di creatività si trova intorno ai 20 anni. I ragazzi sono biologicamente predisposti per essere creativi e questa creatività si rispecchia nel loro modo di ideare, di pensare, di ideare proposte per la sensibilizzazione. Ad esempio, queste loro capacità vengono prese in considerazione anche dalle aziende multinazionali. Basti pensare al Public Group o alla VPP, che sono delle aziende pubblicitarie che hanno formato dei veri tavoli di discussione dove i giovani parlano, creano idee, innovazioni per l'azienda, metodi per poter essere più efficaci nella sensibilizzazione. E se gli stessi privati multinazionali che mettono il futuro pubblicitario della propria azienda nelle mani dei giovani, investendo su di loro, ricordiamo che le aziende private investono solamente se hanno dei possibili guadagni, se sono sicuri che sia effettivamente porterebbe dei vantaggi o degli aumenti all'azienda. Di conseguenza, se gli stessi privati che hanno l'obiettivo del guadagno vanno a puntare sui giovani, come questi non sarebbero adatti a un compito simile? No, grazie, rifiuto. Passo ora alla seconda argomentazione, la maggiore partecipazione politica. Come è stato messo in luce dal primo speaker della squadra, attualmente solo il 50% dei giovani dai 18 ai 34 anni votano, un elettorato attivo che è ridicolo. Ma questi organi governativi formerebbero e verrebbero considerati delle vere e proprie fionte di lancio dei giovani all'interno del mondo della politica. Basti pensare che questo, appunto, politica attiva porterebbe a un maggiore interessamento e visto che questi organi parlano di tematiche che sono così care ai giovani, lo avrebbero maggiormente spronati a parlare, maggiormente spronati a entrare nella politica in modo attivo. E questo porterebbe dei vantaggi notevoli. Basti pensare a una classe politica più attiva e numerosa in futuro, la classe politica composta dai giovani che diventeranno anch'essi adulti. O basti pensare ai cittadini dell'elettorato ed elettorato attivo che sarebbe più interessato e maggiormente partecipato. L'ultimo punto sono i vantaggi dell'attivismo e per lo Stato. La possibilità di inserire all'interno dell'ufficio di comunicazione questi gruppi di attivisti, quali WWF, FFF, quindi Fridays for Future, Greenpeace e Lega Ambiente, porterebbe, anche data la loro grande esperienza nell'ambito della sensibilizzazione e nella loro apertura mentale, come ho dimostrato durante la mia prima argomentazione, a una formazione di collaborazioni tra Stato e questi gruppi attivisti, che porterebbe dei vantaggi a ambedue le parti. Basti pensare che iniziative verrebbero portate avanti insieme, lo Stato potrebbe fare affidamento su questa capacità comunicativa e gli stessi gruppi attivisti potrebbero vedere delle riduzioni a livello burocratico per l'organizzazione dei fondi e la capacità di comunicare in maniera diretta con altri organi, come ad esempio il Ministero dell'Istruzione. Durante la mia argomentazione ho quindi dimostrato non solo come la mentalità aperta dei giovani sia un modo per creare nuove idee capace di portare innovazione, ma come questo metodo sia anche capace di portare dei vantaggi effettivi all'attivismo giovanile e allo Stato. Per questo motivo noi siamo fieri di sostenere la mozione. Grazie mille per l'ascolto.